Ci sono molte donne che non hanno tempo per essere in forma e questa sera facciamo un po' di chiarezza sul non avere tempo e quant'altro. Bene, buonasera guerriere e non, benvenute all'interno di questa nostra diretta, di questo nostro appuntamento del mercoledì sera. Oggi parliamo di tempo, e cerchiamo di capire come mai ci sono donne che, nonostante la famiglia, il lavoro e nonostante ognuno di noi abbia 24 ore nell'arco della giornata, come mai ci sono donne che non riescono a sfruttare queste 24 ore e si ritrovano a non avere tempo, e come mai ci sono donne che riescono a fare tante cose in 24 ore, nonostante il lavoro, i figli, e i problemi, e le sfide, e la macchina che si rompe, e tutte le altre cose che possono succedere nell'arco di 24 ore. Vediamo insomma cosa differenzia queste donne da quelle che non hanno tempo, almeno teoricamente non hanno tempo, e capirete il perché nel corso di questa diretta. Dunque, io direi che possiamo iniziare, anzi, prima di iniziare, se stai guardando questa diretta da YouTube, sì, iscriviti al canale, attiva la campanellina, metti mi piace, così ci aiuti anche con l'algoritmo di YouTube e quindi fai avere a tante altre donne anche queste informazioni preziose e gratuite. Dunque, per tutte le nuove donne all'ascolto, io sono Federica, educatrice alimentare e personal trainer, autrice de Il metodo FESPA e Stop Fame Nervosa. Questo libro presenta oltre 100 recensioni positive su Amazon, potete andarle a vedere con i vostri occhi. E sono anche la creatrice di quello che è Protocollo Guerriera Vincente, nonché la Ferrari del dimagrimento, il primo percorso di rieducazione alimentare online coaching in Italia, che si occupa di prendere per mano tutte quelle donne che rispettano quelli che sono i requisiti che richiediamo, tutte quelle donne che nonostante il lavoro, la famiglia, gli impegni e nonostante aver provato mille diete, le pillole, i bibitoni e quant'altro, vogliono comunque essere in forma e raggiungere un fisico magro, tonico ed armonico e perché no, rientrare anche in vecchi vestiti che magari non mettono più da anni, come ad esempio mi viene in mente adesso Anna Maria, una delle tante guerriere vincenti che seguiamo, che nell'intervista che abbiamo fatto insieme lunedì o martedì sera, non ricordo, ha espressamente detto di essere rientrata in una 46, una taglia che non indossava da quando era giovane. Quindi, con Protocollo Guerriera Vincente, appunto, l'obiettivo è quello di portarvi verso la libertà alimentare, facendovi poi vivere libere da diete, dietine e quant'altro, no? Tutti questi circoli viziosi che non portano da nessuna parte. Dunque, questa sera parliamo di tempo, perché appunto ci sono tante donne che lamentano ogni volta di non avere tempo, di lavorare, di dover gestire la famiglia, di avere tante tante problematiche, un genitore allettato, un genitore che ha una patologia, oppure diverse problematiche all'interno della propria famiglia e quindi ammettono, o meglio, dicono di non aver tempo per essere in forma, di non aver tempo per prendersi cura del proprio corpo e di se stesse. E quindi volevo fare questa diretta che darà un po' di fastidio alle donne che dicono di non aver tempo, ma chi segue il metodo, chi segue le dirette anche, sa benissimo che non ho peli sulla lingua e quindi nel momento in cui c'è da dire una cosa, la dico senza insomma usare maschere, senza usare filtri per addolcire quella che è la pillola, lo sapete benissimo. E allora, partiamo dal presupposto che, o meglio, facciamo così, va, iniziamo prima da questa parte qui. Io capisco, no? Le donne che dicono di non aver tempo perché magari in passato hanno seguito particolari diete, dove dovevano magari prepararsi dei pasti diversi, quindi dovevano preparare il pranzo per loro a parte rispetto al figlio, al compagno o insomma alle persone che condividono il pasto insieme appunto a questa ipotetica donna. Quindi capisco perfettamente che una donna che lavora 8, 9 ore al giorno, 10 ore al giorno,
capisco che giustamente può avere delle difficoltà nel dover cucinare pietanze diverse per ogni componente della famiglia. E quindi capisco anche che questo porta ad un'estrema perdita di tempo in cucina e fornelli, oltre che a tanto stress, perché immagino che cucinare tante pietanze diverse per ogni componente della famiglia e dover cucinare la porzioncina piccola per sé, la porzione un po' più grande per il figlio, per il marito, insomma, diventa uno stress infinito. Capisco anche tutte quelle donne che dicono di non aver tempo perché magari in passato hanno provato degli allenamenti lunghi, stancanti, ed erano costrette a passare determinate ore in palestra ogni giorno o più volte alla settimana. Quindi capisco quelle donne che sono spaventate dall'andare magari in palestra o dall'allenarsi perché hanno avuto queste esperienze negative e quindi hanno provato sulla loro pelle degli allenamenti magari di 2 ore, 3 ore, 4, 5, 3 volte a settimana. Ma volevo farvi un attimo ragionare su questa cosa. Ovviamente questo, quindi fare cucine separate, doversi preparare i pasti a parte, doversi allenare per ore e ore e ore infinite, più volte alla settimana, ovviamente è insostenibile anche per una donna che fa la casalinga, quindi non è insostenibile solo per una donna che lavora e ha degli impegni quotidiani, ma diventa insostenibile anche per quelle donne che tra virgolette non fanno niente, diciamo così, anche se comunque gestire una famiglia, gestire una casa comunque è faticoso, ok? Perché è insostenibile? Beh, perché la vita è fatta di tanto altro, come vi dico sempre, non si può permettere, o meglio, la vita non può girare intorno all'alimentazione, intorno alla palestra, intorno al passo la mia vita ai fornelli e tanto tanto altro. Questo lo può fare solo una donna che decide di dedicare la propria vita a quella che è la palestra, a quello che è qualsiasi altra attività sportiva, ok? Però questo purtroppo non viene capito da chi appunto vi propina queste diete con 5 pasti al giorno obbligatori, con pasti imposti, ad orari imposti, e siete costrette quindi a cucinarvi separatamente. Il punto della situazione, o meglio, il succo del discorso qual è? Che se voi ci ragionate, per dimagrire non c'è bisogno di fare chissà che cambiamenti all'interno della vostra vita, cioè non c'è bisogno di fare cucine diverse, non c'è bisogno di rispettare degli orari, non c'è bisogno di preparare cose strane, tipo ad esempio dover comprare, non lo so, degli alimenti particolari al supermercato che magari neanche si trovano, e tutte queste cose che vi hanno inculcato, perché fondamentalmente per essere in forma dovete, sì, ok, fare attenzione a quelle che sono le vostre porzioni, ma non parliamo di porzioni di 30 grammi di riso, perché voglio dire, neanche per prendere la padella e metterli 30 grammi di riso, cioè sarebbe un po' ridicolo, no? Sarebbe una perdita di tempo assurda, ma ovviamente per essere in forma non avete bisogno di fare cucine diverse, perché parlo del metodo FESPA, per gli altri metodi non garantisco assolutamente nulla, ma con il metodo FESPA in particolare, perché ci sono donne che lavorano 12 ore al giorno e nonostante ciò riescono comunque ad essere in forma? Proprio perché non fanno delle modifiche estreme a quella che è la loro vita, non vanno a, come dire, togliere, a tagliare quell'equilibrio familiare che c'è, proprio perché non devono cucinarsi cose separate, né tantomeno devono dedicare la loro vita agli allenamenti, perché non passano la loro vita ad allenarsi. Difatti, la stragrande maggioranza delle nostre guerriere vincenti non solo si allena da casa, ma si allenano in 20, 30, massimo 40 minuti, 2 o 3 volte a settimana. Nel caso di donne che hanno diversi obiettivi, magari anche 4, ma solitamente sono 2 o 3 gli allenamenti, le sessioni di allenamento. Ora, dato che comunque voglio appunto trattare questo tema del tempo, no? E vi ho detto che alcune cose che dirò vi daranno fastidio probabilmente, soprattutto a chi ha la coda di paglia. Io però vi devo dire questa cosa, perché voi lo sapete, le mie dirette non sono dirette, parlo solo io e vabbè, finisce qui, sarebbe una noia mortale. Ma cerco di fare insieme a voi quello che è un ragionamento e pretendo, o meglio, fate un po' come vi pare, ma vi lascio anche poi spazio per quelle che sono eventuali domande, no? Quindi non sono dirette a senso unico, ma cerco, o meglio,
se c'è una domanda, quant'altro, rispondo quando posso, insomma, e quant'altro. E se mi va di rispondere, non sempre mi va di rispondere alle domande, soprattutto quando sono sempre le stesse. Fatto sta comunque che, ragionate un attimo, la stragrande maggioranza appunto delle persone dice di non aver tempo per essere in forma e lo dice principalmente appunto perché vi hanno abituato che dovete fare 14.000 passi diversi, allenamenti estenuanti e quant'altro. Ma nel momento in cui poi non è così, ma questo se ne rendono conto solo le donne che sono all'interno del metodo, voglio farvi ragionare. Se voi prendete il vostro telefono, voi dite di non aver tempo. Io vi invito a prendere il vostro telefono e a vedere quante ore passate sui social senza rendervene conto. Ora, io non so come si fa, bisogna andare su impostazioni, vedere la durata, lo schermo, non lo so, ma se voi andate al termine di questa diretta vi renderete conto che passate in media 4-5 ore al giorno sui social, quindi su Instagram, su TikTok, su Facebook e su tutte le altre piattaforme social che possono esserci ed esistere. Che voglio dire con questo? Che molto spesso si crede di non aver tempo, ma in realtà il tempo lo si ha. Semplicemente non si sa come distribuire il proprio tempo, le proprie 24 ore, e si mette il focus in modo inconsapevole su quelle che sono delle cose inutili. Perché 5 ore, 4 ore su Instagram, state perdendo tempo prezioso che potete dedicare ad altro. Passare 3 ore al giorno su Facebook a scrollare i gattini, e state perdendo un sacco di tempo prezioso che potete dedicare a qualsiasi altra cosa all'interno della vostra vita, che può essere l'allenarvi quei 20 minuti, che può essere andare a fare una passeggiata, mantenervi attivi, andare fuori con le amiche a fare un aperitivo, quello che è, insomma, ok? Quindi come fanno determinate donne che hanno le stesse 24 ore che avete voi ad essere in forma, a prendersi cura di se stesse? E poi ci sono donne che non riescono. Qual è il loro segreto? Il loro segreto, oltre ad essere l'organizzazione del tempo, che è fondamentale, è anche quello di avere priorità su quello che è importante per loro. E questo non significa mettere da parte il lavoro, perché non si può mettere da parte il lavoro. Il lavoro deve esserci, voglio dire, le bollette non si pagano con l'aria, no? Ok? Quindi è importante sì il lavoro, è importante la famiglia, ma nel momento in cui organizzate quello che è il vostro tempo, organizzate bene la vostra giornata, non perdete tempo e non vi fate rubare tempo da tutte le distrazioni che avete, ma non ve ne rendete conto, ecco che il tempo di cucinare la pasta lo trovate, così come cucinate la pasta ogni giorno della vostra vita per la vostra famiglia. Cioè, ragionateci. Il tempo lo si trova. Anche se avete una madre allettata, che per carità è una cosa brutta, ok? Nessuno vorrebbe avere la propria madre allettata, è una cosa bruttissima, così come chi ha persone familiari che hanno patologie e quindi devono essere, come dire, bisogna prendersi cura di loro, ma comunque voi mangiate, ok? Quindi capite che non ho tempo? No, il tempo ce l'hai. È che non sai come organizzarlo e come sfruttarlo a tuo vantaggio per raggiungere il tuo obiettivo. Ma non è vero che non hai tempo. Perché se ci sono donne che lavorano 12 ore al giorno, 20 ore al giorno, 20 ore al giorno sarebbe sfruttamento, ma che lavorano 12 ore al giorno, 8, 9, hanno una famiglia, hanno un cane, hanno un marito, eccetera, e riescono ad essere in forma con il metodo FESPA, perché tu non potresti avere del tempo anche se lavori e quant'altro? Ok. Ora, se volete odiarmi, odiatemi, a me non interessa, voi lo sapete, io vi devo dire le cose come stanno, ci tengo anche a dirvi queste cose perché vi dovete svegliare, ok? Fatela questa cosa dopo, quando chiudete la diretta, andate sul vostro smartphone, se avete un iPhone probabilmente si va su impostazioni schermo, non ne ho la più pallida idea. Se avete un Android non lo so, ma insomma trovate il modo di andare a vedere. Se voi andate a vedere, vedete quante ore della vostra vita sprecate sui vari social a vedere i gattini o a vedere video che non vi apportano nulla di positivo, che non vi permettono di migliorare e quant'altro. Quando voi con 20 minuti al giorno siete in forma,
il tempo di cucinare quello che avreste cucinato anche normalmente. Ok? Quindi uscite da questa concezione che per essere in forma servono 24 ore, serve avere tempo, serve avere 4 ore al giorno, 5 ore al giorno, 10 ore al giorno. No, per essere in forma ti ci vuole il tempo che impieghi adesso per mangiare. È la stessa cosa. Non mi venite a dire che sono 20 minuti di allenamento che neanche li sentite, nel senso non sono 4 ore, ok? Sono 20 minuti dove vi allenate bene, dove insomma avete un allenamento di qualità, efficace, quant'altro, che sono quelli che vi rovinano la routine, voglio dire, 20 minuti, due volte a settimana e dai. Ok? Quindi basta, non ho tempo, il tempo ce l'hai, organizza bene quelle che sono le tue giornate, organizza tutta la tua, quella che è la tua vita, quello che devi fare, le task, gli appuntamenti, insomma quello che devi fare durante il giorno, e prenditi cura del tuo corpo, perché il tuo corpo è la tua unica casa, tu vivrai per sempre nel tuo corpo, e per avere una vita di qualità devi prenderti cura del tuo corpo e della tua persona. Perché se non hai un corpo sano, se sei in sovrappeso e hai l'affanno dopo tre passi che fai, non va bene. Non vivi una vita di qualità. Ok? Come funziona il metodo FESPA? Allora, Teresa, io ti rinvio a quelli che sono i video in cui spiego quello che è il metodo FESPA. Cerco di essere breve perché spiegarlo in una diretta sarebbe alquanto impossibile, perché impiegherei almeno ore per spiegarlo, quindi cercherò di essere breve. FESPA è un acronimo che sta per flessibilità, equilibrio, sostenibilità, personalizzazione e approccio mentale. Eccolo qui. Con il metodo FESPA lo scopo è quello di portarti verso quella che è la libertà alimentare. Libertà alimentare, quindi farti liberare di diete, pillole, beveroni, goccine, pesare ogni alimento che mangi, tutte queste cose qui. E lo andiamo a fare attraverso degli step quotidiani che ti consentono di lavorare su quello anche che è l'approccio mentale, quindi la visione che hai del cibo, e sul mettere in atto, appunto, sull'inserire all'interno della tua alimentazione, all'interno della tua vita quotidiana, tutto ciò che ti piace, senza rinunciare, senza sacrifici, e raggiungere comunque quello che è un fisico magro, tonico ed armonico. E il tutto è approfondito o all'interno del libro, il libro che trovi su Amazon, oppure all'interno di quelli che sono i 5 tasselli, che trovi il link da qualche parte in bio se non sbaglio. Io non riesco a perdere peso eppure sono a dieta chetogenica. Antonella, la chetogenica non fa dimagrire, eliminare i carboidrati non fa dimagrire. Mamma mia, perché c'è questa cosa che la chetogenica fa dimagrire? Perché purtroppo si tende ad incolpare sti carboidrati che, poverini, non vanno fatto niente, però si incolpano. La chetogenica è una dieta estrema, una dieta restrittiva, una dieta che non va bene perché non è sostenibile nel lungo periodo. E togliere i carboidrati all'inizio ti fa perdere i liquidi che accumuli, ma non ti fa perdere grasso, e soprattutto è insostenibile nel lungo periodo. Purtroppo questa non è la prima volta che sento, anche se Antonietta, mi sembra, non lo so, ho perso il commento, non hai detto questa cosa, ma sì, ultimamente soprattutto ho sentito queste donne che: no, a me la nutrizionista mi ha tolto i carboidrati per sbloccarmi il metabolismo. Stiamo scherzando. A parte che il metabolismo non si blocca, ma al massimo se mi togli i carboidrati il metabolismo mi si blocca veramente, anche se non si blocca perché non esistono, ok? Cioè il metabolismo non si blocca, ok? Fatevi entrare in testa questo concetto che il metabolismo non si blocca, perché se si bloccasse il nostro corpo non potrebbe più svolgere tutte le sue funzioni quotidiane. Ok? Non è che il metabolismo brucia solo calorie, sì, ma il metabolismo è tanto altro, ok? Perfetto. E se si bloccasse, non saremmo più qui sulla Terra, non neanche io sarei qui, ok? Vabbè, tralasciamo queste pazzie che vi fanno fare. Lasciamo stare la chetogenica. Brava Valentina, tu ne sai qualcosa di questa chetogenica. Si può sostituire l'esercizio fisico con le camminate? No. Aspetta. Sì, ok, ho capito bene la domanda. No. E ti spiego il perché, Franca. Allora, la camminata fa bene in termini di salute, perché ovviamente
ti mantieni attiva, quindi fai del movimento, e piuttosto magari di passare 24 ore sul divano e di essere sedentaria, ovviamente la camminata va bene in termini di salute, in termini di mantenerti attiva durante la giornata. Ma non puoi sostituire l'allenamento, l'esercizio fisico in ogni sua forma, o meglio, l'allenamento contro resistenze, l'allenamento banalmente, la sala pesi, ok? Puoi allenarti anche da casa, non puoi sostituirlo con le camminate. Perché quando tu svolgi un allenamento, come gli allenamenti FESPA ad esempio, tu stai andando a dare un determinato stimolo al tuo corpo, ai tuoi muscoli più che al tuo corpo, e sono stimoli che non arrivano dalla camminata, soprattutto perché l'allenamento segue dei principi che non rientrano in quella che è una camminata. Cioè la camminata, vabbè, ti fai la passeggiata per il corso del tuo centro città, ma non stai stimolando i tuoi muscoli, non stai allenando il corpo, non gli stai dando i giusti stimoli, quindi no. In termini di salute va bene, puoi camminare, ma se vuoi raggiungere un fisico tonico, scordati di farlo con le camminate. Spesso gli alibi e le resistenze dipendono dalla paura del cambiamento, per quanto lo stesso potrebbe essere un miglioramento. Sì, esatto Matilde, esattamente, perché... Esattamente, le scuse, quindi anche il dire non ho tempo e poi passare 5 ore su Facebook a vedere le immagini dei gattini, e non me ne vogliate, è così, quello si fa su Facebook e su Instagram. Il dire non ho tempo è appunto una scusa e evita un'azione, perché l'azione, quindi fare un primo passo verso una qualsiasi cosa, fa paura proprio per via del fallimento, della paura di fallire, della paura del giudizio altrui, della paura di non potercela fare, della paura che sia l'ennesima caduta che prendete, eccetera, eccetera, eccetera. Però quello su cui dovete ragionare è che se non c'è un'azione, la situazione non cambia. Cioè, se una persona è obesa e non fa un'azione, ma resta nelle sue scuse e resta ferma, la situazione non cambierà mai, perché il cambiamento non avviene se non c'è un'azione. Se c'è un'azione e fate anche le cose come si deve, quindi non è che prendete le pillole o i bibitoni, ma iniziate a seguire un'alimentazione completa e quant'altro, allora avviene anche il cambiamento e quindi avviene anche poi il miglioramento estetico, fisico e mentale soprattutto. Ma se non avviene questo passo in avanti perché c'è la paura del fallimento, la situazione non cambierà mai e ci si ritrova sempre a procrastinare, a rimandare, ad essere insoddisfatte. Quindi assolutamente sì, la paura del fallimento c'è, ma è una paura che va affrontata. Le paure vanno affrontate e solo chi ha coraggio riesce a farlo. Ma bisogna averlo per superare quell'ostacolo, perché altrimenti si resta impantanate lì nella stessa situazione. Ok? E ci tengo ad aggiungere quest'altra cosa anche, ma io sono bianchissima qui su Facebook, vabbè, e ci tengo ad aggiungere anche quest'altra cosa. Si ha paura di fallire, sia per tutti i fallimenti che magari si sono avuti nel corso degli anni, ma soprattutto perché molto spesso si parte con un obiettivo sbagliato, o meglio, si tende a mirare troppo in alto, non tenendo conto di quelle che sono le capacità attuali. Che cosa significa questo? Che se io, e non è il mio caso, prendiamo un nome a caso, intanto prendo anche il mio pennarello, Viola, ecco qua. Allora, se questa qui è Luisa, e Luisa adesso pesa 120 kg ed è alta 1,60 m, ok? Luisa, se si pone come obiettivo quello di arrivare a 80 kg nel giro di un mese, quindi in 4 settimane, dice, ok, peso 120 kg adesso,
tra un mese, quindi oggi è, che giorno è oggi? 11 maggio, l'11 giugno io devo arrivare a 80 kg. Questo obiettivo non è che non sia fattibile, perché è fattibile, cioè si può arrivare da 120 kg a 80, ma non lo si può fare in un mese. È infattibile, ok? Di conseguenza, quando la nostra testa, la nostra mente capisce che un obiettivo è troppo distante da dove siamo adesso, dalle capacità che abbiamo adesso, a quello che insomma poi vogliamo raggiungere, ecco che poi ci autosabotiamo, si ha il fallimento e poi non si fa mai il primo passo per la paura di fallire e quant'altro. Ma nel momento in cui si fissa correttamente un obiettivo, si è realiste con quello che si vuole raggiungere e soprattutto si muove il primo passo verso la libertà alimentare, non verso le pillole, beveroni e quant'altro, ecco che poi il risultato si raggiunge se si mettono in atto delle semplici azioni quotidiane, azioni che sono quelle che fate nella vita di tutti i giorni, semplicemente rispettate alcune semplici regole e direttive che vi vengono date con il metodo FESPA. Ma non c'è alcuna... Ok? Cioè, non c'è... Vabbè, sono uscita anche fuori il discorso, però... E soprattutto, sempre tornando al discorso di prima, di obiettivo, bisogna sempre ricordarsi che molte donne magari fissano l'obiettivo di perdere 10 kg in un mese, che obiettivo che per alcune donne, soprattutto per chi ha un peso abbastanza importante, è fattibile da raggiungere anche in un mese. È una cosa rara, ok? Ma per esempio alcune delle nostre guerriere vincenti hanno perso 10 kg in 4 settimane, ok? Ma dipende, ok? Non è una legge per forza così, dipende dal peso di partenza e quant'altro. Ad ogni modo, anche se, cioè, l'ottica nella quale si deve entrare per riuscire a vivere bene e abbandonare anche questa paura di fallire, questa paura di non potercela fare e quant'altro, di star sempre lì con l'ansia che poi non ci si arriva all'obiettivo e quant'altro, è pensare: ok, io mi fisso l'obiettivo che voglio perdere 10 kg. Voglio arrivare ad agosto con 10 kg in meno, e tra l'altro se si inizia adesso, ad agosto 10 kg in meno li avete, ok? Anche di più in realtà, dipende. Vabbè, comunque, io inizio oggi per arrivare ad agosto con 10 kg in meno o con 15 kg in meno, il che è fattibile perché siamo a maggio. Ora, qual è purtroppo l'errore che viene commesso da alcune donne che non riescono mai a vedere il risultato e non sono mai contente? È il fatto di arrivare ad agosto con 8 kg in meno e dire: non sono arrivata a 15, non sono arrivata a 12 kg, non sono arrivata a 10 kg, quindi sono un fallimento. No, non è un fallimento, perché innanzitutto tu hai perso 8 kg. Cosa che probabilmente, se non avessi fatto quell'azione, ad oggi li avevi in più 8 kg. Perché ricordate che se non c'è un'azione diversa da quello che fate adesso, o meglio un'azione, un primo passo in avanti, e continuate a, per dire, mangiare a caso, mangiare senza senso e nutrirvi di accasaccio, questi 8 kg magari erano in più, non in meno. Ok? Quindi questo per dire che, ok, la paura del cambiamento va benissimo, è normale averne, ma bisogna avere il coraggio di agire e bisogna anche riconoscere e festeggiare per quelli che sono i successi che si raggiungono, senza essere eternamente insoddisfatte. Vabbè, comunque la diretta era sul tempo, siamo finiti a parlare di mentalità, di obiettivi, vabbè, e insomma... Il succo di questa diretta comunque era il tempo, il non ho tempo, questa frase che insomma non è più di tanto vera. Grande Giulia, grazie. Io sarei contenta di perderne 5 di ad agosto. Vai Sandra, che ce la fai. Come iniziare il percorso? Bisogna richiedere una consulenza,
prequalificarsi per la consulenza, prendere appuntamento e poi fissi la consulenza e se rispetti i requisiti hai accesso a quello che è il metodo. Ecco. Fatemi controllare una cosa. Ok. Perfetto. Ok. Va bene, io vi lascio, ci sentiamo, anzi ci vediamo probabilmente domani oppure non lo so, quando sarà la prossima diretta. Mi raccomando, fate quella cosa che vi ho detto all'inizio. Andate su impostazioni, vedete quanto tempo passate al telefono sui vari social media e sfruttate quelle 4 ore che sono tantissime, 4 ore, 3 ore, 5 ore, 2 ore del vostro tempo che perdete sui social, sfruttatele per fare quello che dovete fare. Sfruttatelo per prendervi cura di voi stesse. Non rimandate, non procrastinate, non aspettate il momento giusto, non aspettate che la situazione che in questo momento vi affligge, il problema che in questo momento vi affligge si risolvi per fare un'azione, perché il vostro corpo è la vostra seconda casa. Quindi dovete prendervi cura di voi stesse. Ci vediamo nella prossima diretta che sarà, boh, non lo so, domani, dopodomani, non ne ho idea. Ciao a tutte, guerriere e nonne.